Lo scopo dell'amore. Attraverso Attilio M. Soggetto. Qual è l'essenza del messaggio che noi vogliamo trasferire a voi su un argomento che è così manifestamente trattato in modo del tutto inappropriato da voi, da ciò che dite, da ciò che leggete, da ciò che udite? Perché l'amore non ha altro scopo che creare in voi la maturazione. E questo lo scopo dell'amore, fratelli cari, e non altro. Ma poiché dentro ciascuno di voi i problemi sono diversi, ecco che anche l'amore, quello fra uomo e donna, o comunque quello fra due esseri umani, si presenta sotto sembianze diverse. Ed ecco allora che per qualcuno l'amore diventa dominio, per qualche altro diventa soggezione, per qualcun altro diventa continua ripetizione di ciò che non serve e per qualcun altro ancora diventa plateale ricerca di consenso e di essere al centro.